Sì, Reds sono al primo, al secondo e al terzo posto. È sempre di meno, però ancora c'è un po' di margine. Questo lo conoscono, questo logo lo conoscono tutti gli appassionati di moto. C'è poco da dire. Maroil, produttore e sviluppatore per l'Italia di Bardal, ha festeggiato 50 anni con una bellissima festa nello stabilimento in provincia di Lucca. Oltre 100 dipendenti, più di 20 milioni di fatturato, oltre 5 milioni di litri di olio prodotto, che diventeranno 25 entro il 2025. Insomma, un'eccellenza italiana con oltre 5.000 clienti, con una affinità speciale con Bardal, la famosa azienda statunitense di Seattle. A questa bella festa abbiamo potuto parlare con tanti piloti che seguiamo e che ci piacciono molto. La prima domanda, Luca, che ti faccio è: cosa si prova a segnare un gol al campione, a un portiere campione del mondo? È stato bellissimo, è stato molto divertente e mi piace sempre tanto quando gioco a calcio, specialmente nel campo a 11, perché è una cosa che non si riesce a fare molto abitualmente. Di solito quando gioco più a calciotto perché è più facile trovare meno giocatori e richiede anche meno tattica, meno sapere giocare. Però sì, bella emozione, bella emozione. Insomma, quel gol a D da lì non è stato banale. Tiro al 7 da fuori area, perché te saresti stato anche calciatore, teoricamente. Beh, mi sarebbe piaciuto, però ho seguito il cuore, quello che mi dava più emozioni e la moto è sempre stato qualcosa di speciale per me fin da quando ero piccolo, quindi è stato molto facile la mia strada. Senti, ora faccio un salto indietro al 2020 e ti dico: se quel telaio vi foste accorti prima che si era storto, ora saresti campione del mondo? Sono quelle cose che tanto è impossibile sapere, è impossibile prevedere. Mi fa ridere un sacco di volte ripensare a quella stagione e a pensare in tutti i punti lungo il campionato, in tutte le gare che ci sono state, quanti punti ho perso, in quante gare si poteva fare meglio, pensando anche alla prima in Qatar, che anche lì è stato particolare. Tutto può succedere, però tanto alla fine è andato così e non ci possiamo fare niente e bisogna solamente pensare al presente, cercare di raccogliere il massimo adesso, perché alla fine sono comunque soddisfatto di tutto quello che ho fatto. Venendo un attimo all'attualità, ti volevo chiedere se sai come sta a Pecco e poi un tuo giudizio sull'incidente che ha visto protagonista Bastianini. Zarco l'ha definito irresponsabile, Marquez invece l'ha assolto. Qual è il tuo punto di vista? Allora, sì, Pecco ci ho parlato e per fortuna mi ha detto che sta bene, è stato molto fortunato secondo me, è anche stato abbastanza spaventoso il suo incidente, non è stato molto chiaro quello che gli è successo perché è una caduta molto strana ha fatto. E invece con Bastianini sinceramente non ho visto bene, non ho riguardato la gara, ho solamente rivisto un po' i replay mentre ci preparavamo per la seconda ripartenza e quindi faccio fatica a esprimere un giudizio preciso, ma comunque c'è da dire che la prima curva di Barcellona è sempre una curva complicata e si arriva molto forte ed è molto difficile farla bene, cioè, perché comunque è importante recuperare più posizioni possibile già dall'inizio, perché è una gara comunque difficile e possono succedere questi incidenti alla prima curva. Ti faccio una domanda sul range. Qual è il ranking del range? Se sei al primo posto, sei il più veloce ancora? Sì, a Reds sono al primo, al secondo e al terzo posto, Quindi c'hai perché margine sugli altri. cioè, è sempre di meno, però ancora c'è un po' di margine. Devo dire che ultimamente Franco, poi chiaramente sempre Vale, si stanno facendo sotto. Non è semplice mantenere la leadership, però mi diverto sempre tanto lì e mi piace stuzzicarli e fare delle belle battaglie con loro, perché alla fine si può sempre migliorare. E invece quando girate a Misano con le Panigale, l'anno prossimo anche Franco ci avrà la Panigale, cambia qualcosa o no? Uno in più da battere, non sarà semplice, sarà divertente, vediamo come andrà. L'ultima domanda che ti faccio è su Misano, dove hai vinto nel 2020, è stato il tuo miglior risultato, invece in MotoGP l'anno scorso hai fatto quarto ai piedi del podio. Cosa ti aspetti ora per quest'anno? Che non sarà una gara semplice,
mi sembra di vedere che comunque tutte le case costruttrici hanno fatto dei grossi passi in avanti, Team Factory sta andando molto forte, quindi sarà difficile per lottare per il podio e per migliorare la mia posizione dell'anno scorso, ma comunque noi ci proveremo. Sarà fondamentale partire bene già da venerdì, essere già in Q2 in modo da avere un weekend un po' più tranquillo, più facile rispetto a come è andata a Barcellona. No, anzi, l'ultima domanda che ti faccio è questa: ma l'anno prossimo quindi sei ancora in VR46 col Team Mooney? Adesso ci saranno aggiornamenti nella prossima settimana, questa settimana. Grazie. Qual è un po' l'emozione e il messaggio che volete mandare con questo traguardo degli 50 anni? Ma allora, il messaggio che vogliamo mandare sicuramente, come abbiamo visto stasera dopo la presentazione, è che per noi 50 anni non sono un traguardo, cioè lo sono e lo celebriamo, ma per noi rappresentano la consapevolezza di avere un grande bagaglio di esperienza, ma anche, diciamo, siamo mentalmente orientati a guardare ai prossimi 50 anni. Quindi sicuramente uno sguardo al futuro, consapevoli di aver raggiunto comunque un traguardo che ci dà tanta fiducia in noi stessi e ci permette di fare tesoro di questa esperienza accumulata e andare avanti.